Io naturalmente non voglio certo ignorare l'impatto emotivo e le fibrillazioni che sono state generate dalla nostra scelta industriale. È chiaro che il tema dell'identità territoriale emerge ogni volta che sei costretto a fare delle scelte che sono appunto dettate da logiche di tipo industriale. Voglio citare a modo di esempio il caso Fiat, che evidentemente ha delle situazioni che sono evidentemente difficili dal punto di vista emotivo, tenuto conto del fatto che oggi la territorialità non è più un valore sufficiente per generare adeguata redditività. Se negli anni della crescita si poteva pensare che investire sulla territorialità, sui ricavi, potesse essere una ragione sufficiente per dare equilibrio ai conti economici, con questi chiari di luna, con le prospettive di recessione, con le prospettive di riduzione dei ricavi, purtroppo questo non è più possibile e quindi dobbiamo rivolgerci ad altre aree di operatività dell'azienda. Quindi le altre aree di operatività non possono che essere riferite al mondo dei costi, e il mondo dei costi è un mondo che fino a un certo punto è comprimibile perché ci lavori, perché ci stiamo lavorando da tempo. Poi arriva il punto in cui non si possono più comprimere e per ridurre i costi devi semplicemente semplificare l'architettura del gruppo, perché questa è l'unica via per ridurre i costi. I numeri del nostro piano industriale li conoscete, sono i numeri che sostanzialmente ci dicono che per realizzare sinergie per 115 milioni di euro abbiamo sostanzialmente immaginato di poter recuperare circa 80 milioni di euro di sinergia da ricavo, quindi lavorando ancora sulla nostra attività distributiva, ma abbiamo dovuto inserire 85 milioni di sinergie da costi, che sono appunto legati alle semplificazioni che noi abbiamo immaginato, tenuto conto del fatto che per fare queste cose abbiamo circa 50 milioni di euro di realizzazione del piano. Netto 115 di sinergie nette, appunto. Obiettivo di redditività nel triennio 8,50 ROTE, che è l'indice che sostanzialmente ti dice qual è la redditività del patrimonio al netto degli avviamenti. Questa è sostanzialmente la sintesi noi abbiamo, così che rappresenta un pochino le linee guida del piano. Direttore Iannucci, prima di questo incontro con la stampa per presentare il piano industriale, oggi un incontro con il sindaco anche alla presenza dell'amministratore delegato Biper Odorici, quali sono state le perplessità che ha espresso il sindaco e cosa voi avete risposto al primo cittadino? Ma il sindaco ha espresso le sue preoccupazioni, le preoccupazioni della città di perdere questa entità giuridica che è la Carispac. Da parte invece dell'amministratore delegato, il dottor Odorici, è stato ribadito invece che la creazione della divisione Carispac all'Aquila comporterà un rafforzamento invece della presenza della banca nel territorio e quindi di un miglior servizio per la clientela, rassicurando quindi il sindaco, ma così rassicurando in genere tutti, che da questa operazione non ci saranno dei cambiamenti in negativo per la città, anzi. Come dicevo, ci sarà senz'altro un rafforzamento.